lo sa, taverna, che questa notte mi sono sognato di lei? Di me? Ma sì! Una cosa strana! Eravamo due eschimesi, ma sì, di quelli con tutta quella roba addosso. Io vagavo su un banco di ghiaccio nella tempesta quando vidi un iglò. Quest'uomo è stanco e chiede ospitalità, si è perduto nella notte polare. Quest'uomo dare il benvenuto, quest'uomo offrire da mangiare e da bere. Su moglie! Prepara il latte di foca! Gnoc, 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 lambrusque, brusque, brusque, sciorbole, ah, latte di foca, mica male! Questo essere latte immondo, nemmeno acido! Ma no! No, beh, anche tua moglie mica male! Tu essere ospite molto complimentoso, questa mia 18ª retrocederla in moglie B. Ma no, io la trovo buonissima! Con queste gambe! No, troppo magre, non essere buono e spingere slitta! Tu! Tu è! Ma come? Ma guarda, ma ben che montagnole, non si incontrano mica tutti i giorni. No, male, malissimo, troppo grosse per tirare arco, mai ucciso Tricheco. A questo straniero, dell'arco, della slitta e del Tricheco, non gliene frega niente. Tu essere ospite molto buono, ora io come nostro costume dovrei offrirti di ridere con mia moglie. Ma con questo non oso, eh? Ma io mi sacrifico, ma sì che mi sacrifico! Ma vieni mo, bella ragazzola, vieni, che il riso fa buon sangue! Oh, ma come riti bene! È triste, vero, eh? Ma no, si ride! Ma stia tranquillo che ci faremo due risate omeriche! Ma mi sono spiegato, taverna, gli esquimesi... Ma beati loro! Ma che risate! 2 mesi di risate! Ha capito, signor pretore? Io ero lì per dirgli che era mia moglie. Ma ancora una volta udii quel fatidico... Quanta ora, quanta un bisoffi di